Vai Radio in TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Silvia, buongiorno Tiziano, buongiorno Federico e buongiorno a tutti quanti. Oh, che bella giornata oggi, vero? Finalmente si respira un'aria estiva, se così vogliamo. E tant'è vero che ho fatto una lavatrice stamattina, ho detto vabbè, mo li stendo così magari dopo due ore. Si fanno, insomma. Allora, oggi vuoi dire altro? No, questo. Oggi continuiamo a parlare della musica triste, delle canzoni tristi anni 90. Se avete magari qualche canzone che vi ricorda un periodo triste della vostra adolescenza, per chi ha vissuto gli anni 90, potete dircelo chiamando il numero 080 501 4668 oppure mandandoci dei messaggi vocali tramite WhatsApp al numero 370 301 53 53. Cominciare già con un brano che spezza le gambe. No, Renato, innanzitutto bentrovati agli amici che ci seguono. Abbiamo un augurio speciale da fare. Certo, oggi perché è un giorno particolare. È vero che molte canzoni sono tristi, che stiamo trattando questo tema di coppie che vanno allo sfascio e negli anni 90 non facevano altro che ricordarcelo. Infatti. In realtà noi vogliamo celebrare una coppia che invece sta insieme da oltre 50 anni. Ma da 50 anni di matrimonio, 50 anni, giusto? No, 50 anni di matrimonio, mica su assai. Noi sono 10 anni, però 10 anni. Ne abbiamo di strada rispetto da, ai 50. E non li abbiamo neanche ancora compiuti 10 anni. Comunque gli auguri nostri particolari vanno a zio Mimmo e zia Lidia, che oggi fanno appunto 50 anni di matrimonio e ai quali dedichiamo questo pezzo qua. Prego. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. E spalle. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. E spalle. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. Scusa Renato, avevo capito un'altra cosa. Le spalle. Sì. Niente di meglio. Tu capisci sempre a modo tuo. Tutto quello che le spalle. Ho. Prendi il tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare con le ali. Sì, come no, mi dai un accenno invece di un altro brano di Giovanotti. Questo è difficile. Questo arrangiamento è bello. Molto soft, pianoforte, fisarmonica. Chitarra acustica. A te che sei il mio grande amore. Bene, tanti auguri a zio Mimmo e zia Lidia. 100 di questi anni, anni a venire. Vi auguriamo con tutto il cuore di festeggiare anche 90 anni di matrimonio. Non dico 100 perché il 100 è, non si sa mai, insomma. Auguri agli zii. Allora, entriamo nel vivo della puntata e quindi mettetevi comodi, belli e allegri, perché ne abbiamo da dire. Michele Morga ci scrive: se stiamo insieme di Riccardo Cocciani. Nald Kiangone, voglio dire, che ha fatto anche l'epoca sua. Vuoi ascoltare i messaggi vocali? Già stanno. Non si capisce. Tutti tristi. Sentiamo, vai. Ciao Renato, ciao Silvia, ciao. Ricordate Gli Oro, come Vivo no, per Vivo lei, per oppure lei. Quando ti senti sola, quando ti senti canzone di Sanremo del 1997, certo. Una canzone triste ma con una speranza nei cuori. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a te. Matteo da Bari. Ciao Matteo, no. Abbiamo un altro messaggio. Sentiamo. Ciao Renato, sono Isa da San Paolo. Ciao Isa. Un altro cantante che ci faceva compagnia nei nostri momenti tristi era Baglioni agli inizi, in particolare con Sabato Pomeriggio. Ma anche ciao alla fine, a tutti. Baglioni. Negli anni 90, infatti. E ora vediamo al centro della sala lo sposo con la sposa, Maria Pia e Oronzo. Il primo Facciamo ballo. Applauso, il primo ballo della sala, nella sala Florida. Vai. E invitiamo anche i genitori degli sposi, il papà della sposa, se fosse possibile, ballare con il papà dello sposo e la mamma dello sposo col papà della sposa. Per non parlare delle figuracce, tipo, e i genitori raggiungano i ragazzi al centro pista e poi tipo erano separati o non c'erano più.
Quelle classiche figure meravigliose. Una volta feci una figuraccia. Non avevo dubbi. Stavo suonando a matrimonio, perché all'epoca suonavo in matrimoni, e dissi: e ora i genitori possono raggiungere gli sposi. Non arrivarono i genitori degli sposi, perché purtroppo non c'erano. Perché erano morti in precedenza. Da quel momento in poi, quando ho fissato gli appuntamenti con gli sposi, dove poi sarei andato con il gruppo a suonare, ho chiesto: ma avete i genitori? Per evitare figuracci, insomma. Vabbè. Abbiamo una telefonata. Sentiamo. Pronto? Chi è? Pronto, amici. Ciao, chi sei? Ciao, sono Michele dalla Francia, da Japige. Dalla Francia, da Japige? Sì. Dici tutto, Michele. Ciao Renato, ti volevo ricordare un'altra canzone. Quale? Giusto per restare sempre nel tema dell'allegria. Qual è? Degli anni 90, Spacca cuore di Samuele Bersani. Bellissima Spacca cuore, vero. Se no, sta riusciuto, chi l'ha fatto? Ah, a casa sta. Quello, si è fatto questi casa, tre mesi e mezzo in quarantena. No, vabbè, ci siamo sentiti l'altro giorno, ho detto: oh, ci fin si fa? Ha detto: no, sto a casa, tranquillo. Spacca cuore, bellissima. Te la dedichiamo. Va bene? Grazie. Grazie ciao, a te, Renato, ciao. Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Allora, abbiamo altri messaggi. Grandissimo poeta Bersani, scoperto all'epoca dal grandissimo Lucio Dalla. Sentiamo gli altri messaggi. Visto che parliamo di tristezza, canzoni tristi, ma? Ricorderei Candle in the Wind, il remastering del 1994. Ma dai, remastering. Remastering perché l'originale era del 73, invece dedicata a Marilyn Monroe, sempre da Elton John. Grazie. Che tra l'altro la suonò proprio ai funerali, sì, di Lady Di. Ma anche Tony Dallara. Salutiamo Alessandra Di Lalla, questo messaggio era il suo. Sì, anche Tony Dallara ha dedicato un brano a Marilyn. Norma. Lo so. Norma mia. Ma vuoi mettere Elton John con Tony Dallara? Abbiamo un altro messaggio da ascoltare. Sentiamo. Ciao Renato, sono Ennio da Foggia. Ci sarebbe Masini che, istiga, a farla finita. Dalle canzoni, il famoso Vaffa e così via. Va bene. Quel CD veramente fu un CD traumatico. Lo ascoltammo per andare in gita. Insomma, veramente ci fu una sommossa popolare alle scuole superiori. E poi pure quello lì di Luca Carboni, Silvia lo sai che Luca si buca ancora. Una tragedia. E quindi altra capa di pianti là sopra. Mamma mia. Non vedo l'ora che finisca questo tema. Allora, Renato, ti faccio ascoltare un ultimo pezzo, poi entriamo un po' nel vivo con... Nel vivo con questa musica non è il massimo. Vabbè, per dire. Allora, quest'altro pezzo lo devi per forza annoverare nell'elenco delle canzoni. Appunto. La pecorella di cantanti. Com'è? Ma come faccio io non piangere con no, ma amici mai. Non è possibile. Allora, Renato. E che sa, Fessie? Le persone inutili. Sì, l'abbiamo menzionato. Paolo Vallesi. Sì, sì. Dimmi, Silvia. Senti, di Paolo Vallesi abbiamo questo. Il fondo con le dita. Senti l'allegria che sale, no? Senti. La storia di zia Rita che ti trascinerà. Ci fino a fa Paolo Vallesi, non lo vedo da parecchio. Lo sai che tanti anni fa fece un reality, credo, sì. La Talpa, ed era proprio lui la Talpa. E comunque non entriamo troppo nel merito. Lui scrisse anche, forse nello stesso album c'era questo pezzo, Non mi tradire. Non mi tradire quando vai al mare, quando vado a lavorare. Una cosa meravigliosa. Ehi, mo' mi sta venendo in mente un altro cantante che ha scritto una canzone triste, che è Franco Fasano. Tiziano, puoi fare una ricerca? Perché vabbè, noi siamo live, siamo dal vivo.
Allora, Franco Fasano, perché? Franco Fasano, non lo so, Paolo Vallesi mi ha portato. Eh sì, ma c'è un titolo, con la memoria. Aspetta, no, metti Franco Fasano, vedi tra i titoli che ha, di brani che ha inciso, insomma, se ce ne sta uno che mi fa E poi diventi mia, no. Chewing gum, ping pong, una sporca poesia. Il mago non c'è, regalami un sorriso, notte di corrida, Franco girl, Fasano. You are my son, Franco Fasano fece Aurora, Sanremo, metti, Samba. Metti Franco Fasano Sanremo. Scusate, il bello della diretta. Mo, ma sì, qua continuano ad arrivare messaggi, mo ti devi perdere. Mandi messaggi, mo intanto allora, vedo se lo trovo io. Scusate, è il bello sì, della diretta. C'è una parentesi da fare su queste canzoni tristi. Oltre le canzoni tristi c'erano i film tristi, che avevano colonne sonore molto tristi. Céline Dion. La domanda, c'è una telefonata, sì, forse c'è una telefonata. La domanda che ci poniamo tutti, su quella zattera, Jack, ci poteva restare? Su quella zattera? Beh, sì. Secondo me pure, non si capisce perché hanno deciso che su quella zattera Kate Winslet e Jack Dawson, alias Leonardo DiCaprio, non ci potevano stare in due e quindi lui è morto congelato per la tragedia del Titanic. Infatti. Signori miei, ma è mai come così? So cioè, c'è l'assessore Palone che scrive, ci vorrebbe il mare di Marco Mazzini, che vabbè, giusto, abbiamo già mandato, sì. Però, di Franco Fasano, quel giorno non mi perderai. Ah, questo è il titolo. E si vede che aveva fissato pur Carla Palone, quindi come, sicuramente... Come te, quel giorno non mi perderai. Ok, vediamo, grazie, grazie assessore. Grazie Carla, vediamo se... Bra, ha scritto. Vediamo se è quello là. È questa? Vediamo, vedi, già parte triste, sì, sì. Sì, vedi, ci siamo. È lui, anzi, è lei. Promette benissimo, la, la tristezza già mi sta salendo. Franco Fasano scrisse anche una canzone per un bambino, per lo Zecchino d'Oro, Pins. Che canzone? Non me lo ricordo. Sì, questa è. Dove nuoti sempre tu. È molto simile alla tristezza di Vallesi, Paolo Vallesi, se vogliamo. Abbiamo una telefonata. Non ti fermi più. Lascialo come sottofondo. Pronto, chi è? Pronto, buongiorno. Ciao. Sono Franco da Biceglie. Ciao, caro. Come Ciao. Stai? Triste? Vedo anche voi. Sì, triste oggi. Posso deviare dall'argomento un attimo? No, ma parla della canzone triste. Out. La canzone te la dico. Dimmi, dimmi. Niente, volevo ricordare che ieri era il compleanno di Renzo Arbore. Pensavo che lo dicessi. No, io non lo sapevo. Tanti auguri ad Arbore. Ecco. E poi? E oggi un cantante milanese, ti dico due titoli. Lucia San Siro e Samarcanda. Roberto Vecchioni. Ho vinto qualche cosa? No. Comunque, come canzone triste, una te la posso sempre dire, non Vai. È un problema. Qual è? Non piango più di Enrico Ruggeri, sempre degli anni 90. Non piango più di Enrico Ruggeri. Grazie, grazie. Preparatissimo. Bravissimo, complimenti. Esatto, vedi, uno degli ascoltatori che segue il Avrebbe tema. Spopolato a Sarabanda, te lo ricordi Sarabanda con Papi? Ehi, ci mettiamo d'accordo e andiamo insieme a Sarabanda, così vinciamo sicuramente. Non lo fanno più quel programma. Vabbè, lo faccio in ferri. Scusa, un'altra cosa. Dimmi. Posso? Avevo scritto sul suo sito di fare delle puntate con i nomi di canzoni, con i titoli di nome di donna. Non è un'idea. Si potrebbe fare. Ora parliamo con gli autori che sono ce assai. Ce ne sono... Di certi nomi, ce ne sono 3-4 pure, voglia. Va bene, ok. Grazie per lo spunto. Grazie per lo spunto. Okay. Ciao, ciao, buon appetito. Grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, qui ci seguono Strani Amori della Pausini, L'Elefante e la Farfalla. Sì, sì, vedi. Allora, lì sta la musica. Renato, dobbiamo andare in pubblicità anche perché noi dobbiamo ascoltare 18 messaggi. Circa. Va bene, pubblicità, a fra poco. Che tristezza. Il ciardatano. Il ciardatano. Benvenuti alla tristezza di oggi. Stiamo parlando delle canzoni tristi anni 90, quindi vi vado ancora. Ma mi dici chi è? C'è canzoni. Allora. No, esatto, lo dico così. Vai. Allora, su internet ci sono un sacco di sequenze di musica a tema. Certo. Okay? Quindi tu hai digitato musica triste. Musica triste. Mi sono uscita una caterva di
sequenze da 3 ore di musica triste. Mamma mia. Ma è sempre che cambia. E quindi abbiamo deciso di allietarti. Dicevamo. Che fortuna. Renato. Vai. Siamo pieni di messaggi vocali, vai, che se poi non vengono mandati, rimproverano me, non te. Sfrangiamoli, ovviamente. Vai, cominciamo. Vai. Allora, partiamo da questo, sì. Sono Zerosa, mi meraviglio di te, ma ti sei dimenticata Ghost. È un film degli anni 90 che finisce in maniera... Sì, ciao Zerosa, salutami alla signora Pina. E effettivamente c'aveva anche lì il tema della canzone abbastanza triste. Però lui era ancora in vita quando lui cantava, cioè c'era il sottofondo di... Sì, ma posso chiederti un favore? Dimmi. Puoi togliere quella mascherina, per favore? No, Ren, non che posso. Che è passato il virus. Sì, sì. Dai, non dire castronerie, per favore. Castronerie! Allora. Le chiacchiere. Ciao Renato, mi chiamo Anna Maria. Un'altra canzone che veramente ha fatto un grande successo negli anni 90 è stata Io ho te degli Audio 2. Audio 2? Ce l'abbiamo? Aspetta, ascolta. Ciao, sono Noemi da Pitonto. La mamma mi suggerisce Non c'è Laura Pausini. Ciao. Ciao. Guarda che bella sta bambina. Quanti anni ha? Non ti sa. No. Vado? Non c'è di allora così. Che io sappia, l'ultimo concerto che ha fatto Vallesi è stato ad Alberona, in provincia di Foggia, sui Monti Dauni, al confine con la Campania, vicino a San Bartolomeo in Galdo, ma è sempre Puglia e quindi sempre provincia di Foggia. In pratica Google Maps ci ha detto Ennio. Ennio è. Ok. Ricordate anche il Tarantino Massimo Di Cataldo? E come no? Con le sue canzoni, come molte tristi, posso sempre Matteo da Bari. Caro Matteo, aia pigia, questa la spopolava. Domenica mattina, quando come dici tu si facevano i vetri, ecco, partiva questa. Ti prego, fammi vedere come si faceva il vetro ascoltando e cantando questo. Faccio il vetro con la mascherina. Si arrampica i sogni, ma si cade giù. Molte erano così concentrate sulla canzone. Ma cantavano, che Renato. Che spruzzavano. Dicevi in do way, qualcosa, anziché andare sul vetro. Vai un po' più avanti, quando sì. Parte proprio. A chi darò la mia mano, a chi darò, riusciamo a là, un pochino più avanti. Il momento proprio. Come vivo senza te. Col dito sul vetro per mantenere. Ecco. Poi è... Mi darà la sua mano, a chi darò la tua mano. E si sentiva nel frattempo la mamma dall'altra parte faceva Supernoot! Supernoot! Mettila la tavola! E che stava ancora in debba ciovini. Ma perché sognava. Io la capisco, lei certo. Capisco. Tra l'altro la domenica era un gran bel vedere, un gran bel ascoltare. Silvia, non è solo Japige. No, è diffuso. Bari. Io parlo di Japige perché sono cresciuta lì. Japige, Poggio Franco, Bari Centro, il quartiere San Paolo, qui Madonnella. Continuano ad arrivare messaggi, Renato, che faccio? Abbiamo anche una telefonata, ok. Pure? Sì. Pronto? Pronto? Chi è? Sei pronto, Renato? Ciao, chi sei? Buongiorno, sono Leonardo da Valenzano. Ciao, caro. Dici tutto. Ciao, senti, una canzone triste. Pino La Forgia. Amore, guardami. Pino La Forgia? Ma di che anno è? È gli anni 90. Amore, guardami. Io morirò. E poi? Io morirò pensando a te. I miei occhi piangono ancora. Praticamente si parla solo di tristezza. A posto. Ed è Amore, guardami? Amore, Pino guarda. La Forgia, sì. Pino La Forgia. Sì. Grazie. I miei occhi piangono ancora. E poi una preghiera, Renato. Dimmi. Contribuiamo noi con 10 euro a testa. Fai un po' di più la trasmissione. Mezz'ora, non ci do neanche il tempo del caffè. A lungo, bro, da telepare, dai. Stai chiamando da Valenzano. Mettiamo noi una 10 euro a testa. Stai chiamando da Valenzano. Sì. Ci vedremo il 31 luglio. Stai tranquillo. In piazza. Non so. Eccola qua la canzone. Mo, sì. Bellissima. Sì, Socks, sì. Ciao. Ciao, grazie. Che meraviglia. Io questa cosa mettiamo noi una 10 ore. I baresi sono... I baresi fantastici. Sono proprio vivi veraci. Nell'animo. Veraci. Mettiamo noi una cosa a testa, però, Dabney. Sì. Questo si ballava così.
Sentiamo altri messaggi. Ecco, sì. Aspetta, ci siamo quasi. Siamo pieni, eh. Ciao, lo so. Renato, sono Giovanni. Ciao Giovanni. Una canzone triste, non è degli anni 90, ma è Dimentica di Raff. Dimentica di Raff. Che sì, bella quella canzone. Forse 2000. Vai. Ciao, wow. Renato, sono Renzi. Renzi. Potresti fare gli auguri in diretta ai miei zii che fanno oggi il loro 16° anniversario di matrimonio. Oh. Sono zia Checca e zio Checco di Modugno. Zia Checca e zio Checco, tanti auguri. Tanti auguri per il vostro anniversario. Vai. Che altro? Sono Noemi e ho 6 anni e mezzo. E poi? No, è il messaggio di prima. Ah, eh sì, okay. L'ha completato, si è ricordato adesso e ha voluto dire, insomma, allora, no, le sue generalità, ecco. Che bello. No, senti, Paolo Vallesi è ancora attivo e l'anno scorso a marzo politica ha vinto la seconda edizione di Ora mai più, una trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1. È vero. Vabbè, non l'ho vista, scusa, non l'ho Ciao, vista. Ciao Renato, sono Michele da Barletta. Ciao Michele. Non volevo dimenticare gli Euro anni 90. Ma quelli di prima. Vivo per quando lei. Quando ti senti solo. Oggi teneva. Un'altra cosa. Ma è vero che la signora che c'è accanto è tua moglie? Ma è possibile vederlo senza mascherina? E l'ho chiesto prima. Vabbè, fatti i fatti tuoi. Cioè, fatmo. Devo ricordare un gruppo famoso negli anni 80-90 a Bari, che era il gruppo Sanguigno. Visto che avete parlato di Fabrizio Panza e di Nicola De Liso, come no, il gruppo Sanguigno. Io sono Aldo da Via Caprozzi, ma nativo da Mungivacca. Grazie. Ciao, grazie. Aspetta, non abbiamo finito perché continua. Ciao, sono Francesco D'Angelo. Un'altra canzone tristissima è Le persone inutili di Marco Masini. Eh sì, l'abbiamo triste, già detto. Ma anche bella, dai. Federico, vuoi smettere di fare i primi piani a Silvia? Ecco, la trasmissione è mia. Ciao, The Fatmo. 5 giorni che ti ho perso. La De Sei. Come, quanto dura la tua settimana? Fammi capire. Ti ho dato a te, amore mio. Allora, come Renato. Farò. Pure Zarrillo sai fare? No. Conosco il brano. Ah, ok. Allora. Conosco sia il brano che lui. Michele io... è una persona straordinaria. Se. Anzi, Michele. Come dicono in dizione. Buon Tiziano mi accompagna. Dove? Vorrei far ascoltare un'altra colonna sonora di un film. Di Whitney Houston. Ah, se ce l'abbiamo. Il film. Sì, un attimo soltanto, eccola qua. Perché? Perché girava un mini clip tanto tempo fa sui cellulari. Bellissimo. E che me lo. Non tutti hanno visto. Ma infatti non si può guardare. Allora, questo brano era in quale film, Renato? La Guardia del Corpo. Guardia del Corpo, togli là. Vabbè, l'articolo. Cioè, l'accompagnamento. L'articolo, un po' come si dice a Bari. La zia, la nonna, la Guardia del Corpo. Va bene, dove c'era appunto, cioè racconta l'evoluzione di questo rapporto con questi due che alla fine si innamorano, ma si devono insieme. Lasciare. No, si lasciano, per quello è tristissimo. E lei li canta prima di salire sull'aereo a un impassibile Kevin Costner che nel film... praticamente ha sempre con la faccia. Alterna un'espressione alla non inquadratura. Facciamo un provino. Anzi, fai tu a me un provino. Fammi la faccia così. Okay. Io faccio Kevin Costner. Vai. Kevin, fammi la faccia spaventata. Kevin. Ed è muti. Vai. Fammi la faccia triste. Kevin, fammi la faccia minacciosa. Kevin, cambia mestiere. Oh guarda, era stato bravissimo. In Dan Code. Ma infatti lui fino a quel film era stato veramente un gran bravo attore. Balla coi lupi, ne è stato un esempio. Ma in quel film ha sfoderato proprio il cosiddetto lato. Intanto quello cagnesco. Ha fatto le cose sue. Va bene. Non come a te che stai ancora. Queste le cose che dicono a Bari. Allora, ascoltiamo l'altro messaggio. Vai, sentiamo.
Ciao Renato, sono Tania da Biceglie. Ciao. Concordo con il messaggio di prima. Fai durare di più la trasmissione, mezz'ora è poca. Va Fate bene. Una petizione, funziona tanto ormai. Più che petizione, fate una colletta. Così più soldi arrivano qua, più tempo sto con voi, va bene? Questo anche Mimmo Cavallo ha scritto «Sono tutte belle le donne del mondo negli anni 90, se non sbaglio». Mimmo, ciao, l'abbiamo intervistato. Da Silvio. Grazie. Mimmo, l'abbiamo intervistato qualche settimana fa. C'è l'accento bolognese, Silvio. È un po' di stile. Ecco. È stato 2 giorni a Bologna, quindi c'è l'accento bolognese. Continuiamo con brani allegri? Dai che stiamo per chiudere tanto. Vabbè, però questo è bello, bello spinto. Questa è meravigliosa ed è la colonna sonora di City of Angels, che da questo c'è un finale che mi fa troppo ridere. Com'è? La storia di quest'angelo che sta sempre appresso a questa donna, alla fine decide di cadere e quindi non essere più un angelo per stare con lei. Madonna. E che succede? Viene investito e muore. Lei viene investita e muore, sì. E quindi lui fa tutta quella cosa per niente. Scusa, è Ghost. Non ce l'ho, non Ghost, non possibile, era... il film più visto in assoluto. Tu hai quella canzone. Sì, voglio però quella canzone non è anni 90. Lo so, però è stata rivista appunto per il film. Va Ghost, bene. Un film che hanno visto tutti quanti. E già io uso visto 45 volte. Va tu bene. Non ho idea. Un altro film bellissimo era quello con Brad Pitt. Come si chiama? Aiutami. Dove c'è Brad Pitt che fa la parte del fantasma. Del fantasma. Sì, sì. Però questa non è la canzone. Renato, di Ghost, dobbiamo chiudere. Ma... questa è la colonna sonora. Dobbiamo chiudere. Adesso faccio uno dei personaggi di Ghost. Federico, con i tuoi mezzi riesci a farmi sparire? E a lasciare tutto il resto? No, perché non l'abbiamo fatto prima. Infatti, non chiedere cose assurde. Scusa, Federico, se ho fatto questa domanda di merda. Saluta. Ci vediamo domani. Vai radio in TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano.